19 anni, sono arrivato in Italia nel 2016. Ho fatto dei tentativi di segnalazione leggendo dei giornali, andavo in emeroteca tutti i giorni a leggermi tutti i mesi, tutti i quotidiani per trovare delle cose, e Silvia me li bocciava, mi diceva: non puoi pensare di fare l'antenna leggendo i giornali. E credo che questi risultati siano importanti e significativi, ma siano ancora più importanti quelli che ancora dobbiamo mettere a fuoco, e degli sforzi e del lavoro che ciascuno di noi può fare insieme per fare molto su questo terreno. Sono una studentessa di giurisprudenza, però in questo dato istante della mia vita la mia vera occupazione è il servizio civile. Ma abbiamo un servizio meraviglioso di segretariato sociale e di presa in carico dei ragazzi al di fuori dello sport, quindi ragazzi che finiscono in situazioni molto complicate perché escono dal circuito d'accoglienza o hanno un diniego in commissione, li prendiamo in carico, ci stanno delle persone esperte in questo settore che li prende in carico e diciamo fa il bilancio delle competenze, fa il curriculum, insomma li rimettiamo un attimo in sesto, gli diamo una nuova opportunità, qualcuno sta cominciando un tirocinio lavorativo. Effettivamente anche l'UNAR ha innovato il sistema di raccolta di segnalazioni, perché abituato a ragionare con solo istituzioni si ritrova con WISP, che è tutt'altro, nel costruire un dato. E questo dato ha fatto emergere da subito e si vede soprattutto da come sono state raccolte le segnalazioni nei mesi successivi. Io ho avuto la fortuna o sfortuna di leggerle tutte le schede, come il 90% si aspettava meno di quello che ha trovato sul territorio. E noi sul territorio di Caserta e provincia ci siamo rivolti alle realtà associative soprattutto, che comunque già da anni sono impegnate sul tema dell'immigrazione, dell'accoglienza, della tutela dei diritti dei migranti, dell'inclusione. Una gran fatica soprattutto nel raccogliere le segnalazioni, e ci siamo fatti delle domande durante i primi mesi di attività: come riuscire a innanzitutto animare gli stand, anche attraverso la creazione sia di storyboard sia di storytelling attorno ai vari eventi che facevamo. Però diciamo la nostra attività è proseguita nelle scuole invece, nelle scuole primarie e secondarie, e anche dell'infanzia, nelle scuole dell'infanzia. In particolare siamo andati ad operare in tre comuni, a Montecassiano, ad Appignano e a Civitanova. A Montecassiano abbiamo, grazie al comune con il quale abbiamo anche creato una rete appunto contro le discriminazioni, siamo riusciti ad entrare e fare un progetto sportivo chiamato Mi diverto un mondo, in cui abbiamo organizzato diversi sport che nessun bambino conosceva, come il cricket e altri tipi di sport, diciamo anche degli sport conosciuti ma riadattati per fare ecco delle attività di integrazione. Il progetto Sport Antenne è partito 2 anni fa da una duplice considerazione: dare gambe attraverso i comitati WISP territoriali al nostro statuto, al primo articolo del nostro statuto, quello sull'antifascismo e sull'antirazzismo, e far emergere i dati sottostimati in Italia sul razzismo che c'è e la discriminazione che c'è in Italia. Il percorso è stato lungo, faticoso, ma ha portato comunque a una consapevolezza nei nostri comitati territoriali e a una sensibilità sempre maggiore. È un percorso finito in un periodo in cui l'emergenza razzismo e discriminazione è ancora più forte di 2 anni fa, per cui da ora in avanti noi avremo comunque delle sentinelle sul territorio molto più attente a queste tematiche, pronte a sviluppare anche degli antidoti al razzismo nella società italiana. Diciamo, questi temi per essere affrontati e per emergere hanno soprattutto bisogno di tempo, ci vuole proprio una dedizione, ci vuole un luogo ben preciso, un setting che a volte fa la differenza. Quando... Per
Allora, prima di andare a pranzo e prima che partiate, volevo solo dirvi che a ognuno di noi, di voi, verrà data una targa del progetto, per cui non scappate, ce l'abbiamo lì nello scatolone. E poi a nome mio, a nome di tutto l'ufficio progetti, ovviamente vi ringraziamo per aver raccolto la sfida, per aver portato avanti questo progetto difficile e complesso da appunto tre punti di vista: raccolta delle segnalazioni, organizzazione di eventi, ma forte impatto burocratico. Quindi grazie ancora, tenete duro fino al 31 marzo. Si è chiuso il progetto Sport Antenne, oggi testimonianza da tutti i territori coinvolti in questo lungo percorso che ha portato degli ottimi risultati, sia dal punto di vista quantitativo, con numeri importanti di segnalazioni raccolte, ma soprattutto dal punto di vista politico, rimettendo al centro la questione migratoria come un dato strutturale del nostro paese su cui anche nel mondo dello sport bisogna continuare a lavorare per diminuire il più possibile il tasso di disuguaglianza appunto nell'accesso alla pratica sportiva, ma soprattutto per combattere ogni sorta di discriminazione. La soddisfazione, a noi è piaciuto questo modo di lavorare, mancherà Sport Antenne, perché Sport Antenne è stato spiazzante proprio perché non c'erano gli esperti del settore. Credo che tutte le volte mi facevano la domanda: ma che c'entra lo sport con la discriminazione al di là del calcio? Era bello rispondere delle cose che mi facevano sentire anche orgoglioso di far parte di un'associazione sportiva che è veramente per tutti e che quindi apre anche gli argomenti, non ha solo gli argomenti dello sport. E questa è una cosa meravigliosa e secondo me è un peccato che anche in forma magari autogestita in rete noi non si sia capaci di trovare risorse per proseguire.